Nello scorso episodio, i nostri quattro nerd si ritrovarono davanti la casa del loro amico Benjamin per provare insieme un nuovo gioco. Ma quando provarono ad entrare, non ricevettero nessuna risposta e trovarono la porta chiusa a chiave. Si diressero dunque verso la cantina, che trovarono insolitamente molto più pulita del solito, per poter entrare dall'ingresso sorello. Ma nulla. Anche quella porta era chiusa a chiave. Trovarono a terra le istruzioni di un gioco di ruolo, poi si diressero verso l'unica porta aperta, dove ad attenderli vi era un mostro. Bella! Salve a tutti ragazzi, io sono Squall ed eccoci su Doom and Destiny. Allora ragazzi, io sono andato un attimino avanti nel gioco, cioè alla fine ho scelto di andare sotto, ho esplorato un attimino, ho trovato una zona segreta dove praticamente ci ha fatto tirare una leva e ho sentito un rumore di una porta e ho pensato subito a questa porta e ho deciso di andare a controllare. Effettivamente è aperta. E allora, ho anche sistemato l'equipaggiamento dei nostri nerd, quindi vediamo un attimino che cosa ci sta qua. Ok. Maron Rugammine, che tesoro. Che figata. Potrebbe essere una trappola? Non credo. Siamo personaggi di livello basso e non abbiamo un ladro in grado di disarmare trappole, quindi non ci può essere alcuna trappola. Sì, Johnny ha ragione, che c'è una trappola, ragazzi. Al 100% c'è una trappola. Quindi... ok, bene, non lo so, io raccolgo tutto, se me lo permettete raccolgo tutto. C'è anche uno scrigno, adesso l'apriamo. Sta spada qua non mi convince comunque. Apriamo lo scrigno, avete trovato chiave rossa. Quindi questa serve per tornare indietro? E allora dobbiamo andare anche nella zona quella là sopra in alto che ho skippato perché non ho proprio controllato. Eccola la ciatra. E boss, io ragazzi ve l'avevo detto nello scorso episodio che ci stava qualche boss qua, ma era sicuro, era palese che c'era un boss qua sotto. Ma io per l'appunto sono messo abbastanza maluccio, quindi vediamo un attimino. Rabbia del sotterraneo. Aia, fanno male qua. Provo ad ammazzarli così, ma non so fino a che punto. Cioè, ha un botto di vita. Soffio del drago. Devo fare fuori almeno sto drago, ragazzi. Prima che ritocca il drago, qua lo devo fare fuori. Forse è morto. Ok, ottimo. Fulmine sotterraneo. Dai, dovrei riuscire. Ah, non ho più. Allora, aspetta un attimo. 300, no, 75 già va bene. Dai, usiamo la coca loca. Ok. Prima boss fight, ragazzi. Prima boss fight. Aia, Francis è morto. Ho visto, ecco, infatti, il cuoricino che serve a recuperare, noi lo utilizziamo. Poi questo che cosa sarebbe? Un topo? Non si capisce. Non so, ragazzi, chi sia. Sembra topo grigio quasi, però è grigio, quindi boh. Aia, anche Nigel è morto. Sta cosa non ci voleva. Mi sta causando parecchi problemi questo. Oh, finalmente. Parecchi problemi. Allora, lui gli possiamo aumentare la grinta. Mettiamogli la grinta. Sì. Ok, abbiamo ottenuto qualche equipaggiamento. Stato divertente, impressionante. Abbiamo battuto il drago. È un sotterraneo. Qualunque cosa fosse. Però ho preso un bello spavento. Non c'è niente. Avete trovato spada arrugginita. Ma i guerrieri come i giorni invece sì. Quindi è un'arma per i guerrieri.
Io do un'occhiata anche in giro se c'è qualcos'altro, ma sti cosi, ma mi sembra di no. Teoricamente io potrei andare dove c'è la chiave rossa. E allora, ragazzi, ho sistemato un attimino l'inventario, gli ho equipaggiato gli oggetti che abbiamo trovato. E qua c'è un incontro casuale. Stavo dicendo, ho equipaggiato gli oggetti che abbiamo trovato, gli ho dato una curata come potete vedere, anche se ancora non sono in perfetta forma, ho equipaggiato anche la spada e sembra che vada un po' meglio. Allora sì, lui lo potenziamo così, lui gli aumentiamo la simpatia, no, lui non vorrei aumentargli questo, ma l'evasione va bene così, dai. E allora a questo punto, come detto, vado qua sopra, vediamo un attimino, da quell'altro lato, da questo lato c'era una stanza segreta che non me ne ero accorto nello scorso episodio, però sono andato ad esplorare un pochettino in giro, io pensavo che dovevo proseguire da qua. Quindi vediamo che c'è in questa zona. Ok, l'elmo. Poi sono cose che vado ad equipaggiare, quindi tranquilli, equipaggerò tutto. C'è un libro qua. Mike ha imparato cerotto magico, quindi un'abilità di cura? Sì, che figata, ma di cosa si tratta? E dai, Mike, equipaggia questo nuovo potere. Ok, ce la posso fare. Beh, equipaggio il potere e poi proseguiamo. Ok, potere equipaggiato. Ora posso curarvi, ragazzi. Buono. Ok, qua ci sono delle monetine, noi ci prendiamo. Avete trovato patatine? Bene. E un altro incontro casuale. Vabbè, però adesso che possiamo curarci è una cosa buona, anche perché onestamente non è che avevo tutte queste gran pozioni o patatine. Ah, un'altra cosa che non vi ho fatto notare, ho spostato il party. Perché li avevo lasciati centrali e come dicevano nel tutorial, centrali non ottieni nessun bonus, quindi mi sono deciso a spostarli nella parte frontale e su retro, quindi avanti e dietro in modo da avere le varie resistenze e vari potenziamenti. Allora, qua abbiamo trovato qualcos'altro. Possibile che non ci sia nulla? Cioè, solo sta zona per prendere queste due cose? Ok, coperchio di pentola. Cioè, ma merda cosa. Ho fatto fuga? Ho fatto. Non me ne sono accorto che ho fatto fuga. Va bene, dai. Mi dirigo verso la cantina e usiamo la chiave rossa, dai. Vediamo che cosa succede. Ok, siamo in cantina. Non mi sembra che mi sia dimenticato qualcosa io qua, quindi ok. E dirigiamoci, la porta si è aperta e siamo nello spazio. Ok, che posto è questo? Questa non mi sembra la taverna del nostro Game Master. Beh, veramente, da cosa te ne sei accorto? Benjamin, sei qui? Non credo che Benjamin risponderà. Che cazzo? Siamo in città. Siamo nella neve con Babbo Natale. Ok, dunque finalmente entri nella stanza del tesoro, ma un enorme drago rosso ti aspetta, pronto ad attaccare con il suo soffio mortale. Porca paletta, allora lancio un incantesimo di invisibilità su me stessa e cerco di sgattaiolargli alle spalle. Non farlo, i draghi vedono le creature invisibili! Davvero? Che diavolo erano? Vabbè, fantastico. Ok. Obiettivo sbloccato. Eroi in mutande. Dove siamo? Che vergogna, siamo nudi. Non ci posso credere. L'esperimento ha funzionato. Sì, ha finalmente funzionato. Non so come, ma tutto andrà bene. Quindi la mia presenza qui non è più necessaria. Sì, padre, vi ringrazio molto. Le sue preghiere e le sue benedizioni ci confortano sempre in questi difficili esperimenti. Aspetta un attimo, cosa sta succedendo? Mi scusi, ma non dovreste essere in 5 come i leggendari 5 Ranger del potere? E sono i Power Ranger? 5? Avete visto Benjamin? È il nostro Game Master. Beh sì, avrebbero dovuto essere in 5, ma anche 4 è ok. Dopotutto gli incredibili giovani mutanti ninja erano 4. Le tartarughe. Sì, ha ragione, dobbiamo ringraziare il destino per questi 4 eroi vivi. Eroi? Noi?
Vivi? Porca vacca. Sì, siete eroi, dal momento che siete sopravvissuti al viaggio attraverso il mistico portale. Che figata! Oh, ma che storia! Bene! Oh, aspettate solo un momento. Prima di tutto, cosa diavolo sta succedendo? E questo, ragazzi, se lo stanno chiedendo dopo aver affrontato mostri su mostri, anche delle gelatine, se lo stanno chiedendo adesso che sta succedendo. Comprendiamo la vostra preoccupazione, ma il re vi dirà tutte le risposte che cerchiate. Tutti dal re! Andiamo dal re. Ok, ma io vorrei capire perché sono in mutande. Se si vuol fare davvero colpo su una donna, è necessario utilizzare l'incantesimo di ingrandire taglia. Bel sedere, grazie. Dovreste trovare qualche vestito prima che vi venga un raffreddore. Mi vorrei vestire effettivamente. Intravedo il tuo fringuello, addirittura. Dovreste incontrare il re al più presto e comprarvi dei vestiti. Ma perché non me li potete dare voi tipo quattro armature buone, belle, che magari difendono? Buongiorno a voi, eroi esibizionisti, grazie, grazie. Poi sono tutti in pandana, erano vestiti di verde, di blu, di rosso e di giallo, hanno anche le mutande dello stesso colore. Eccoci qua dal re, ragazzi. Sono questi ragazzi i 5 eroi? Ma sai contare, siamo 4. Esatto, siamo in 4. Vedo, vedo. Non sono un po' mediocri. Gli ultimi eroi che abbiamo avuto qui erano molto più aitanti e questi sono mezzi nudi. L'apparenza non rende loro giustizia, ma sono sopravvissuti al viaggio attraverso al portale e questo basta per chiamarli eroi. Mi spiace interrompere, ma non abbiamo la più pallida idea di chi stiate parlando. Dove siamo? Chi siete voi? Io sono il re McCuffin. Questo è il mio castello e siete stati convocati per aiutarci contro il nostro eterno arcinemico, l'innominato Voldemort. Che nome da damaro. L'innominato non è il suo nome perché il suo vero nome fu maledetto al destino stesso. Impressionante, ma qual è il suo vero nome? Mi spiace, ma tale nome non può essere pronunciato, essendo sotto maledizione. Scommetto che il suo nome è qualcosa di imbarazzante, tipo Anelus. Oh, non mi hanno dato il tempo di leggere. Metteremo in pausa e leggeremo, non lo so. Ma cosa ha fatto per diventare il vostro nemico il numero uno? E chi lo sa? Ok, quindi diventa il nemico numero uno, ma non sanno nemmeno per quale motivo. Cosa? Vedete, il destino ha sempre scelto eroi capaci di fermarlo molto prima che riuscisse a portare a compimento uno dei suoi piani malefici. Ma così facendo non abbiamo mai scoperto cosa l'innominato volesse fare. Ma dal momento che adesso voi siete eroi, sarete voi a fermarlo. Ma perché noi? No, non siamo eroi. Sì che lo siete! Secondo me è Lord Cacolca. No, non mi danno il tempo di leggere. No, lo so che non lo siamo. Badani? Forse era Babbani? Non lo so, non mi fanno leggere. Perché non sono io a skippare, ragazzi, non sto skippando, passa in automatico la scritta, quindi non mi fanno leggere, non manco il tempo. Ma certo, siete che siete eroi, anche se siete stati scelti a caso. Proprio così, random. Beh, vedete, in tempi di difficoltà il destino pronuncia una profezia in cui vengono scelti gli eroi che ci salveranno dal male. Ma questa volta, anche se l'innominato sta tramando qualcosa, destino non ha pronunciato nessuna profezia. Ed è per questo che abbiamo preso l'iniziativa. Deciso di scegliere 5 eroi completamente a caso, sperando per il meglio. Cosa? Questa è la cagata più pazzesca che io abbia mai sentito. Può essere, ma i tempi difficili richiedono difficili soluzioni. Fantastico, ma scusatemi, perché non scegliere qualcuno di più adatto? Non so, uno come Chuck Norris oppure Bruce Campbell. Su via, non abbiate timori, il destino aiuterà tutti noi. Sì, una volta che completerete la vostra missione, egli vi renderà eroi a tutti gli effetti. Un momento, egli, destino, è una persona? Beh, naturalmente, egli è il nostro imperatore, sovrano di questo mondo. Salute a te, oh grande destino! Non mi hai nominato ad essere qualcosa di più malvagio? Hai intendato qualcosa con Dark dentro, tipo Dark Evil? E questo mi ha fatto leggere. Oh mamma, questo posto è fuori dalla mia portata! Dark Baddani. Baddani? Basta con questo Baddani.
Basta indugio, ho lasciato che il malvagio stregone Orcus rapisse mia figlia Zoe, il malefico incantatore nascosto lontano ad oriente vicino a un lago. Andate là, sconfiggete Orcus, salvate mia figlia e diventate eroi a tutti gli effetti. Burlesco giullare. Sì, mi dica sua maestra. Date a questi giovani avventurieri 100 lire e una mappa del mondo. Vedete, ragazzi, le lire si usavano anche ai tempi antichi. Perché adesso dobbiamo stare con l'euro? Per quale motivo? Diamo una mappa del mondo. Però scusatemi, ma quattro armature. Quattro armature. Penso che ne avete a bizzeffe. Quattro armature, me le date? No. Dobbiamo andare in mutande. Ok. Diffondete quindi la novella in tutto il regno. Quattro eroi sono prontissimi a compiere grandi imprese. Sia loro concesso di prendere quello che più li aggrada da ogni casa, ma dovranno comunque pagarsi tutto il resto. E per amor del destino, date loro dei vestiti, sono ancora nudi. Oh, grazie. Sì, vostra maestà. Dark Ideus. Porca vacca volante, hai visto? Che figata pazzesca. Troppo figo, quindi il nome pronunciato. Cioè, ci sono arrivati così, random. Non essere pronunciato, la smettete di salvare la figlia, adempiete al vostro destino. Adempiere all'imperatore? No, al tuo fato, karma, o come cavolo tu lo voglia chiamarlo. Ora andatevene! Quel fulmine è stato uno sballo. Fantastico. Beh, è stato divertente. Chi se lo sarebbe immaginato che pronunciando un nome, bam, fulmine dal cielo. E ci hanno pure procurato questi vestiti nuovi. Beh, è strano, abbiamo perso i nostri abiti, ma non l'inventario. Trovato nella taverna inondata dalla lava. Non sono ancora molto convinto di quello che hanno rifilato, ma almeno è blu. Domanda, dove siamo? Che cos'è questo posto? È troppo ben fatto per essere uno scenario di Benjamin. Ma ragazzi, ancora sono convinti che è un gioco, che non sono stati catapultati in un mondo strano? Ma credi che veramente sia finito? Ah, ecco, infatti, mi sto chiedendo di che cosa pensi sia fatto quel castello? Di cartone? Trans? Beh, sentiamo allora tu cosa credi sia successo. Boh, non ne ho idea, forse una sorta di dimensione parallela, un mondo bloccato in un medioevo incantato con la magia, principesse, mostri e ancora magia. Non lo so, ragazzi. Wow, una dimensione parallela, libidine, anzi doppia libidine, libidine con i fiocchi. Ma è possibile? Non ne ho idea. Ma noi siamo qui e ci siamo dentro. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo a salvare la principessa? Sì, così potrebbe darci una ricompensa. Forse un oggetto magico. Oppure ci dicono come andare a casa. Ogni modo stiamo in allerta. Magari troviamo un modo per tornare a casa per conto nostro. Ragazzi, se io venissi teletrasportato in un mondo del genere, a casa non ci vorrei tornare più. Già solo il fatto che ci sono le lire, basta, io vivo per sempre in un mondo del genere. Ok, facciamolo. Forse riusciremo a trovare Benjamin. Io, ragazzi, non vorrei dire, ma sto Benjamin mi sembra il cattivo della situazione. Così, stidente, Stark, boh, mi sembra strano. Come il Game Master, sono certo che gli sarebbe piaciuto un sacco questo posto. Ok, Nigel ha imparato Dark Aegis. Allora, io ritorno dentro al castello perché io penso che ci sia qualcosa qua dentro. Non credo che sia così e basta, no? Quindi intanto risalgo qua sopra, che ho visto che c'erano quei due scrigni. Penso che me li fanno aprire, infatti. Datemi i soldi, datemi. Io parlo anche con tutti. E qua non posso passare, quindi torno indietro. Il re. E no, io non mi spiccio per niente. Facciamo le cose con calma. Siete belli né muscolosi. Ma tipo, non so quando e vi diciamo che non siamo eroi, però datemi tutto, ok? Se le guardie non dicono nulla, ok, bene, bene. A questo punto, prima di scendere giù, qua c'erano delle altre zone, tipo questa zona di qua, magari andiamo a vedere cosa c'è. Un bel magazzino, che magari c'è qualcosa di utile. Una pozione magica, buono. Salve eroi, che posto è questo? Bene, qui teniamo tutti i cristalli magici. Vuoti utilizzati durante i rituali magici. Ce ne sono un mucchio, sì. Abbiamo fatto un sacco di tentativi. Ma cosa succede quando fallite? Se siamo fortunati abbiamo solo sprecato un cristallo magico.
ma se va molto male abbiamo un posto dove teniamo i casi fallimentari, si chiama cimitero. Ah, bene, ok, grande. Quelli sono giorni liberi, bene così. Abbiamo trovato della birra, abbiamo trovato dell'altra birra, questi cristalli sembrano inutili, sembrano veramente inutili. Bene, torniamo indietro, vediamo da quest'altro lato se c'è qualcosa. Queste sono zone che vanno esplorate. Qua c'è un libro, ma non ci fa cliccare. Qua una scatolina, abbiamo trovato dell'aspirina. L'aspirina è buona quando uno ha mal di testa. Qua non c'è niente. Qua abbiamo trovato una pozione magica. Quelli sono i quattro cristalli elementali. Non penso che possiamo fare cose, io ci provo. No, non possiamo fare nulla. Quindi direi che possiamo anche tornare indietro e andarci a esplorare il piano di sotto del castello, che sicuramente qualcos'altro c'è, perché non riesco a passare. Ok, e allora iniziamo da qua. Gente che non dice assolutamente nulla. Qua posso prendermi queste spade, no, vero? Cuoricino, cuoricino è buono. Visto come ci ammazzano male, cuoricino è buono. Qua andrò prendendo un bicchiere di vino, sembra dei bicchieri di vino, delle bottiglie, qualcosa del genere. Voglio parlare con questa, però magari io questa cosa è qua sul tavolo, no, ok. Niente, niente da fare. Vediamo dall'altro lato se c'è qualcosa. Da dove si passa? Da sopra? Bene. C'ho un osso archiotto sul letto, che cos'è? La stanza della principessa? C'è tipo anche un vestitino qua a terra che non mi fa raccogliere. Sono dei cappelli, dei vasi di fiori o secchiotti. Abito della principessa. Che abito carino, un vestito di Zoe, usatelo per trovarla. Come potrebbe aiutarci un vestito? È l'ultimo abito che ha indossato, ancora il suo odore, quindi magari devo trovare un cane che è quello là sopra. Comunque la principessa noterà la sua mancanza. Beh, sopra c'è un cane, quindi nel caso adesso risalgo glielo faccio annusare al cane. Buono, buono. Vediamo se qua c'è qualcos'altro. Che perché non penso mi facciano fare il giro per nulla, no? Qualcosa ci sarà da qualche parte. Ti ho trovato vino. Ragazzi, io sto esplorando un pochettino tutto, però immagino che poi andrò a skipparvi un po' di cose perché sennò la registrazione dura mille mila anni, quindi vediamo un attimino. Fila via. Perché dovrei filare via? Che là ci sta della roba. Vabbè, finiamo via. Torniamo indietro. Non me lo fa usare, quindi non lo so. Magari più in là ci sarà un modo per utilizzare sto vestito. Vediamo. Facciamo il giro giro tondo. Che cos'è? Qua ci siamo stati? Non mi sembra. Quindi qua c'è qualcos'altro da raccogliere forse. Qua ce ne sono delle monete d'oro e noi ce le prendiamo. Una chiave magica. Trovate la chiave e gli oggetti saranno nostri. Bene, dobbiamo trovare una chiave. Che penso la troveremo più avanti, non credo che sia tipo una cosa immediata. Andiamo sopra che se c'è qualcosa qua. Ok, qua siamo nella mappa del mondo, quindi magari rientro. Perché voglio finire di esplorare il castello e poi usciamo. Ok, mi sa che abbiamo esplorato l'esplorabile. Abbiamo esplorato l'esplorabile. Se non c'è niente da qua, usciamo. Ah no, qua c'è qualcos'altro. Vedete, qua c'è la città. E beh, effettivamente eravamo qua prima, quindi ok. Di qua. Qua c'è altro, quindi piano piano esploriamo tutto, dai. Allora, ragazzi, qua c'è una casa strana con una veggente. Vediamo un attimino questa zona. Io sono andato un po' in giro a esplorare tutto, quindi penso che ve l'avrò tagliata perché sennò sarebbe. Diventa un video troppo pesante andare in giro, quindi palla di fuoco, si brucia tutti i tuoi nemici con un solo colpo. Quindi, vabbè, quello penso sia il simbolo di quando qualcuno è bruciato. E ha la forza dello spirito ridotti di 10 punti, quindi diminuisce forza e spirito. Buono a sapersi. Come può
la magia aiutarvi. Quindi qua possiamo comprare delle cose. Ok. Quindi questo è un classico negozietto, ma io per il momento penso che vada bene anche così, non credo che mi serva altro. Ho raccattato un bel po' di roba in giro, quindi speriamoci sta zona, vediamo se c'è qualcosa. Questo ha una lampadina in testa. Posso insegnarvi un paio di incantesimi, se mi pagate ovviamente. Sì, certo, qualcosa la prendo, tipo palla di fuoco, sicurissimo, e colpo di ghiaccio la prendo pure. Gli incantesimi li compro, ragazzi, è normale. Colpo di ghiaccio può fare un sacco di danni su un singolo bersaglio e congelare, causando rallentamento a un personaggio a velocità. Ok, sempre i simboli da ricordare che non mi ricorderò mai. Questo è poco, ma è sicuro. Bene, abbiamo ottenuto qualcosina. Ci sta, ci sta. Allora, ragazzi, io direi di finire di esplorarci un attimino la città. Già io queste zone le ho controllate, quindi magari vediamo se c'è qualcosina e poi ci salutiamo per questo episodio, perché sennò dura veramente mille mila anni. Vediamo da qua se si può andare. Dovrebbe di no, quindi ci tocca scendere. Vediamo se si esce o se si continua. Ok, qua ragazzi abbiamo trovato Fabbro, quello che ti vende le armature, le armi. Non lo so, vediamo un attimino. Sì, vende le armi, però onestamente non credo che di aver bisogno di qualcosa al momento. Anche perché penso di poter trovare tutto quello che mi serve. Effettivamente, quello che vorrei vendere è un pochettino di equipaggiamento che ho. Tipo, ste asse non è che mi servono, scusatemi. Andiamo a venderle. Non so quanto mi possano servire queste cose. Sì, vendi tutto per il momento, queste cose. Io potrei vendere anche questo. Vabbè, cioè per il momento me lo tengo, ma nel caso si può anche vendere, buono. E qua vendono le armature, giustamente. Che è la stessa cosa, però come detto per il momento non mi servono, quindi bene così. Questa cos'è? Una zona di allenamento? Oh, qua sembra che siano tipo degli attacchi. Sì, infatti, vabbè, io ragazzi compro tutto quello che posso comprare, tanti soldi ce li ho, mi accontento comprare le skill che comprare gli oggetti, quindi ci sta. E questi sono per Johnny, quindi compriamo tutto, obiettivo sbloccato. Touch me master. Bene, continua a esplorare. Questa cos'è? Tipo la taverna? Scusami, tizio a sinistra mi assomiglia, tizio a destra mi assomiglia. No, magari vi hanno fatto delle copie brutte così perché non avevano personaggi e quindi hanno detto ma si facciamo noi due gli stessi. Tu hai qualche altra abilità? Sì, sono sempre abilità che io mi vado a prendere, ragazzi. Tu? Uno spuntino, una cola, razioni. Sapete come usare le razioni? Avete in bocca? Beh, sì, ma anche no. Le razioni vengono utilizzate automaticamente dopo che la battaglia e guariscono il 25% di HP. Ma solo se ne avete bisogno. Ah, questo è buono. Sì, ci sta sta razione. Scusatemi, non costa nulla. Sì, sono buone perché recuperano un pochettino. Quindi magari ne compro una ventina? Voglio esagerare, ne compro 20, vediamo come sono. Che perché non so che cos'altro c'è, quindi buona questa cosa delle razioni che dopo la battaglia ti cura un po', ci sta. C'è la fila qua, scusatemi. No. Dardo ingannato, dardo ingannato, dardo ingannato, che cos'è? Ma io non capisco perché dovrei passargli davanti quando posso comunque aggirarlo. Ma questo è lo scheletro del... Bella! Se dice che è necessario... Sì, fammi passare. Sì, fammi passare. Sì, fammi passare. Fammi passare anche tu. Sì, fammi passare.
Biglietto del museo. Bene. Divertitevi. Oh no, è un museo! Silenzio, voglio imparare qualcosa qui. Dopo che mi hanno fatto pagare tutte queste monete, immagino che ci sia qualcosa nel suo museo, no? Benvenuti al Museo dei Guerrieri della Luce. Alla vostra sinistra trovate la zona petting e alla vostra destra una bella collezione di oggetti. Replica di Excalibur, che è la replica di Excalibur. L'Excalibur di Gilgamesh. Excalibur. Comunque da questo lato non c'è niente, cioè, ma siamo venuti qua per cosa, ragazzi? Cioè, nel senso, mi avete fatto pagare tutte queste monete per nulla, non me lo dite. Beh, ci hanno fatto spendere un casino di soldi per nulla, ok? Grandissimi. Ma non c'entrate proprio, ragazzi, ma che è sta cosa? Ok. Siamo rimasti con 194 lire. Direi che possiamo anche iniziare a vedere il mondo esterno, ma non lo faremo in questo episodio, ma bensì nel prossimo. Ragazzi, detto questo, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, condividere il video, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi episodi e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!